Questo è lo studio d'artista Alessandro Tomassini. Nasce dal mio piacere e desiderio di far vedere quello che ho fatto in 16-17 anni di lavoro. Mi è piaciuto realizzare una struttura che possa fare da contenitore a tutte queste mie opere e farle poi vedere al pubblico. Il mio non è uno scopo commerciale, è uno scopo prettamente, chiamiamolo così, culturale. Io non ho venduto quasi nulla di tutte le cose che ho realizzato in tutti questi anni, quindi non è che l'ho fatto, ripeto, l'ho fatto per il piacere di fare arte. Le prime opere, astrazioni, che poi c'erano geometriche o liriche, eccetera, che erano piene di colore, eccetera. Poi sono passato in questi ultimi 3-4 anni a astrazioni, sempre liriche o geometriche, però accompagnate con il fumo della candela. Quindi tutti i colori sono tutti desaturati e abbiamo praticamente degli effetti cromatici completamente diversi. E quello sono due testimonianze, comprese anche questi geometrici qua, dove il grigio del fumo praticamente, che viene in una maniera così naturale e irregolare, ci dà un'interpretazione completamente diversa da quello che invece può essere il grigio che uno va a dipingere con i colori, o acrilici o olio, perché sono colori più freddi, più sintetici. Questo invece è proprio un effetto naturale, con questo effetto di rovinio che gli conferisce una sensazione per me particolarmente bella. Vediamo le cose geometriche, io le chiamo fumé negativo quando prima viene dato il colore e poi il fumo sopra. Fumé positivo quando sotto viene dato prima il fumo e poi il colore sopra. E qui abbiamo questo qui, poi abbiamo anche quest'altro, questo che è interamente realizzato con il fumo. La mia cifra stilistica la possiamo raccogliere maggiormente in due, chiamiamoli, corsie preferenziali. Una che è le immagini variabili, tutte le opere interattive che io ho realizzato e che mi distinguono un po', diciamo, rispetto a quello che era la pittura tradizionale, anche se l'arte cinetica, programmata, dinamica, è una cosa che esiste già da diverso tempo. Però il modo in cui si interagisce con le mie opere è diverso, nel senso che sono movimenti abbastanza semplici e naturali. Quindi questo quadro praticamente non è altro che uno specchio, io lo coloro come voglio, quando voglio, con estrema facilità. Lo stesso vale per quest'altro, che praticamente nasce tutto nero opaco, nero lucido, e poi a seconda di come lo apro io do il colore, e a quel punto poi c'è il colore, quindi cambia un po' la sensazione. Di queste cose ho fatto poi delle varianti infinite. Qui abbiamo una che invece è fatta col tessuto, anche questa si muove, questa può diventare o tutta nera o nera, con tutti questi effetti cromatici dati dai tessuti, con queste, diciamo, disegni particolari, tutto in bianco e nero. Ce n'abbiamo qua un altro, anche questo è molto spiritoso perché è fatto con i lacci delle scarpe. Questo praticamente, ecco, con i lacci a parte, dove praticamente ognuno può partecipare in maniera attiva facendo che cosa? Lo slaccia, lo toglie, mette questo, aggiunge il colore, lo traccia di qua, poi dice no, non li voglio i rossi, li tolgo tutti, faccio bianco e blu, oppure faccio, e mi diverto a farlo come voglio. Interattive, che è realizzata con il plexiglass. Questa ironicamente comincia con un punto interrogativo che ho voluto fare, diciamo, ripeto, ironicamente, perché di fronte a un'opera d'arte contemporanea ci si chiede sempre che rappresenta, che vuol dire, che cavolo vuol dire. Allora, praticamente questo basta farlo scorrere, c'è scritto in italiano e altre varie lingue,
che questa è un'opera d'arte contemporanea, in realtà l'opera d'arte contemporanea è questa qui dietro, dove praticamente ogni pagina, queste sono come fossero tutte pagine, nelle varie lingue che c'è qui, fra, a partire dall'italiano, inglese, francese, europeo, poi c'è l'arabo, c'è il cinese, c'è il giapponese, eccetera, questo effetto di colori sovrapposto dà l'idea di un'astrazione che può somigliare a un famoso drapping di volo, che hanno tutte le macchie di colore, e così è questo. Fra l'altro, questi qui che sono, si possono togliere, si possono spostare, posso metterli davanti o dietro come voglio, questo per esempio è l'altro. Addirittura, questi se voglio, poi li faccio passare qua dietro e vediamo come questo quadro, sempre se il discorso di origini variabili, proprio in movimento, può andare addirittura anche al di fuori della cornice. Diciamo che praticamente con, io le chiamo le composizioni geometriche quasi infinite, perché lo stesso disegno, in questo caso è la doppia L rovesciata, lì sono delle righe, qua ci sono delle righe diagonali, dietro stanno dei quadretti, praticamente con lo stesso disegno io ottengo dei quadri completamente diversi. E qui vale sempre fumé, il discorso fumé negativo e fumé positivo. Qui abbiamo un fumé positivo e qua abbiamo un fumé negativo. Qui abbiamo ancora una serie variante di disegni, questi sono quadrati e questi sono quadretti. Vedete come cambia praticamente l'effetto, lo stesso disegno, sono quadretti questi e sono quadretti quelli. Però basta interpretarli in maniera diversa e diventa un'altra cosa. Ecco perché dico le composizioni geometriche quasi infinite. Addirittura potrebbero essere sempre realizzate anche su richiesta, nel senso uno dice a me mi piace un colore questo qui, voglio quest'altro, e uno fa quello che ritiene opportuno. L'effetto per esempio delle ombrature che si vedono dietro quegli elementi colorati, ecco perché dico che il fumo riesce a dare una sensazione che non dà il colore grigio naturale. Un'opera che praticamente, pur essendo parecchi anni che sta realizzata, in pochi la conoscono, questa è diciamo sulla giustizia. Qui vediamo la giustizia rappresentata con una serie di bilanci e con tutte greve, perché sappiamo che purtroppo la giustizia è piena di greve. E la giustizia come viene amministrata? Viene amministrata con dei pesi, uno li toglie o li mette. Allora se io metto più pesi da una parte, automaticamente si muove un pezzo. Se li metto da un'altra parte, si muove un altro pezzo. Se poi qui non basta, ce ne metto un altro, lo aggiungo. E qui c'è a disposizione i vari pesi per far sì che la giustizia si muova, e la giustizia che si muove sempre in funzione di quei pesi che ci mettono, i pesi vengono messi dall'uomo. Qui ho due sculture sempre interattive, abbiamo l'Arlecchino che ha realizzato con nel tessuto vari tipi di tessuto, e anche questo praticamente si muove. Quello che avete visto sopra è l'Arlecchino, è la misura mignonne di questa scultura che ho fatta di vita. Questa qua invece io la chiamo una figura normale, quasi però fra parentesi, perché in realtà questa che sembra una figura di un poligono da vivo quasi, in realtà poi dopo se uno interviene, al di là che prenda un altro ulteriore altro colore, e questo diventa tutta un'altra cosa, come se fosse un totem. Sembra che sia stato realizzato quando Franco L'anno faceva non me lo ricordo, parte al cubo era Narni, fu una risposta a Narni. Sì, non c'è stato tra i primi, quindi 2009 oppure 2010. La mostra è stata nel 2011 a Narni. E questo qua è di lato 4 più 4 uguale a 1, perché praticamente sono 4 cubi più 4 cubi, 8, 4 più 4, 8 cubi, 11 e diventa 1.
E poi quello che c'è, magari uno lo apre come vuole, e quello che non vuole, se vuole lo rende anche a tutto. Stanno esposte tutte opere d'arte. Ecco, lo apro. Adesso sto anche questa. Sempre contengono le lavori del tempo. L'esempio tipo questa, che invece è realizzata con le lastre radiografiche, un altro materiale che io per un periodo di tempo sul quale ho lavorato e sul quale poi qui ci stanno anche altre cose. Questo è molto essenziale, minimalista, perché è tutto, diciamo, grigio su grigio di bianco. Poi ci stanno quest'altra serie di opere, questo già è stata presentata anche a Palazzo di Rovere, una mostra, questa è intitolata Globalizzazione, il mondo che gira e che cambia, può essere bianco, può essere nero. Questo è il simbolo di una scala, che la scala può essere rappresentata in tanti modi e c'ha vari significati, vuol dire arrivare, raggiungere, salire, diventare. E poi ci stanno vari tipi di scale. Questa per esempio è una scala realizzata con un legno invecchiato con il filo spinato. A testimonianza che c'è gente che per poter emergere deve faticare molto di più di altri. Questa è la danza della felicità numero 2 o numero 3, solo qui rappresenta una lap dance, è come se fosse in una discoteca, questi che ballano e quelle sono le luci psichedeliche della discoteca che si riflettono sul pavimento. Questo che vediamo praticamente vedendo è tutto minimalista, sempre bianco e nero, dove l'unico decoro in partenza sono gli elementi metallici delle cerniere che anziché dar fastidio contribuiscono a rendere la cosa, diciamo, più particolare. E poi questo non è altro, praticamente è diventato un ricordo di scuola perché non è altro che la tavola pitagorica, la vecchia tabellina. Io faccio 3 oppure faccio 4, vediamo meglio come colore, faccio 4 per 5 e divento 20. Per cui anche questo è molto ludico, uno ci gioca, apre come vuole. E poi se vuoi lascia solo una macchia di colore, 2 o 3, questo fino a che lo lascia tutta aperta per procedere di colore. Un'altra cosa che per esempio ho notato, che quando vengono dei ragazzi, bambini che fanno le scuole medie inferiori, o quelli che fanno, diciamo, le superiori, ma i primi anni, sono molto attratti da questo sistema di movimento. Loro capiscono subito, immediatamente, come muoversi, come gestire. È stato esposto al Museo della Permanente a Milano, intitolato dal Dalla di Milano. Questo praticamente è un dado che rappresenta il gioco, io lo chiamo il gioco della vita, che la vita è un gioco meraviglioso, e poi lo apre come vuole, lo può aprire anche solo da un lato e tira fuori solamente la macchia di colore, oppure lo apre da quest'altra, da quest'altra ancora, e ognuna di queste piramidi ha poi un significato. Questi colori rappresentano la gioia della vita, mentre il bianco e il nero rappresentano la sacralità della morte. Poi abbiamo oro e argento, il sole e la luna, Iside e Osiride. Qui c'è la storia raccontata attraverso le scritture e qui ci stanno gli specchi dell'anima. Poi quando lo apro tutto, da un discorso un po' pagano, diventa anche religioso perché c'è il segno della croce.
La foto della mia famiglia, senza mia moglie, io e i figli, poi questo si muove, si gira, basta. Ognuno poi c'è, le opere interattive non siamo tutte quante uguali, ognuno si muove in un verso, per ognuno magari ho studiato qualcosa. E quindi qui a questo punto io posso miscelare un discorso con un altro. È sempre ludico, giocoso, insomma. E qui è pieno di cose. Questo è per esempio la figura anoressica, la figura obesa. Questo quest'anno sono arrivato semifinalista per il Grande Mondadori. Abbiamo altre opere col fumé, fanno parte un po' delle prime che ho realizzato e che ho esposto lì a Palazzo Primavera tipo 4 anni fa. Rispetto al primo che io ho fatto vedere sopra, quello tutto colorato, come con il tempo, da quel colore acceso, vivo, eccetera, siamo passati a questi colori desaturati, che io trovo più raffinato, più particolare, più bello. Questo, idee luminose, c'è la testa nella testa di un uomo e di una donna, si presuppone che all'interno della testa c'è il cervello da cui partono le idee. Il cervello è da dirigere le idee, normalmente le idee sono rappresentate attraverso delle lampadine. E quindi questo praticamente noi lo apriamo e qui vediamo il cervello da cui poi nascono le lampadine e qui c'è l'esplosione di colori. Le lampadine tutte colorate vanno di varie forme. Questo era il discorso invece che era stato fatto su Obama. Qui ci sono tutti i vari profili di Obama. Qui Obama che guarda all'interno le problematiche dell'America. Quindi qui ci stanno per esempio le persone obese, le armi, i problemi finanziari, tutti i vari problemi che... Questo invece è Obama doppio mandato, questo gira c'è la clessidra, era la scadenza del mandato e quindi si ripropone. Questo è illuminato. Qui abbiamo altre opere per realizzare col fumé. Abbiamo per esempio questi due elementi verticali, uno bianco e uno nero, che non sono altro anche questi che elementi giocosi delle opere interattive che io faccio. Questo è intitolato Pensieri, perché qui c'è tutta una serie di considerazioni. Quest'altro invece è dietro la parolaccia, è dietro le parolacce, le routine che comunque già conosciamo anche noi, quelle comuni. Qui rivediamo il discorso delle altre. Questo rappresenta la parte materiale dell'essere umano, che è rappresentata dal legno e dalla cenere cosparsa sopra il legno, dalle lastre bruciate che rappresentano il corpo che sparisce. E qui nel bianco, pieno di punti interrogativi, c'è la parte spirituale che si domanda se la parte spirituale esiste. E se esiste, eventualmente si va a congiungere con l'elemento che ha dato origine alla creazione e che rappresenta la forma perfetta che è il cerchio. Questo è sul tema dell'aborto. Questo è un feto realizzato con... è un figurativo fatto con le lastre. Stranamente è difficile pensare a qualcuno di questo. Qui abbiamo, questo c'è già 12-13 anni, è stato realizzato sui problemi dei migranti, che già allora c'era. E quindi con le lastre praticamente
tutte queste disperate richieste d'aiuto con queste mani tese ad andare a raggiungere qualcosa che poi invece non raggiungono e con le bocche spalancate e gridano aiuto. Quell'aiuto è stato scritto con il rosso, con il sangue che mi sono tolto, rendendo ancora più drammatica la cosa. Queste sono astrazioni, sempre come le altre. E qui abbiamo delle opere che ho fatto anche con l'ovatta. Poi ho scoperto, quando, dopo che l'ho fatta, che in realtà questo materiale simile l'aveva utilizzato anche Manzoni. Se lo sapevo non l'avrei realizzato, dico la verità, perché io cerco di percorrere sempre strade non già calpestate, anche se poi l'arte non è altro che un riproporsi, magari in maniera diversa, ma è difficile che uno possa realizzare un qualcosa di veramente innovativo.